alcune settimane ormai i meteorologi di regime evitano di usare espressioni famigerate come innocue velature, velature in transito, nubi di passaggio, per non fornire indizi a chi deve elaborare dei bollettini, valutando il fattore determinante delle reazioni chimico-biologiche. Ciò denota le difficoltà dei previsori ufficiali che ormai sono al corrente di quanto si stiano diffondendo metodi interpretativi dei fenomeni meteo veritieri ed avulsi dalla disinformazione mainstream, che ora definisce le velature con il termine addensamenti e descrive il cielo privo di nubi naturali come terzo, mentre è offuscato, biancastro e deturpato da enormi intrecci chimici. Tuttavia, le mappe satellitari, i dati barici e termici, nonché l'osservazione, permettono di anticipare con una buona approssimazione le situazioni meteorologiche nonostante la reticenza dei meteorologi militari o militarizzati. Fatta questa premessa, si deve evidenziare che un campo di alta pressione domina l'Italia. Tale quadro dovrebbe fornire bel tempo con cielo sereno, punteggiato da cumuli vaporosi. In realtà, la pesante e diuturna attività di geoingegneria rovinerà il tempo in tutta la penisola, producendo un aumento innaturale e repentino delle temperature e generando tossiche nebbie di ricaduta, distruggendo costantemente la nuvolosità naturale, indice di umidità atmosferica. Sarà possibile qualche residuo piovasco sulle Alpi, dove si formeranno corpi nuvolosi che tenderanno a dissolversi nelle ore serali. Potrà cadere qualche piovigine, pure sulla dorsale appenninica e sulla Sicilia meridionale. I venti saranno a regime di brezza e i mari calmi o poco mossi,